We'll be right back.
Ed eccoci in live, ragazzi, ben trovati su Crystal Cross Gaming, il canale Twitch, con un nuovo appuntamento con la nostra serata iscritti e followers del canale. L'appuntamento che tradizionalmente sarebbe di domenica, ma per motivi prettamente di salute e condizioni varie sono stato costretto a rimandare a oggi, ma perlomeno oggi sono riuscito in una maniera o nell'altra a farla questa live. E quindi siamo qui di lunedì, in un giorno in cui normalmente non c'è questo appuntamento, però a chiacchierare insieme amabilmente in quello che è l'appuntamento dedicato alla community. È un po' il bar del canale ed è la taverna in cui potete fare tutti i commenti che volete, tutte le considerazioni che volete, tutte le domande che volete. E è per me anche l'occasione per comunicarvi un po' come stanno le cose, lo stato del canale, che cosa c'è stato questa settimana e un po' che cosa ci sarà nella prossima o nell'immediato futuro. Siamo in live in questo momento su Twitch, su YouTube in formato verticale sugli shorts e anche sui social come Instagram e TikTok. Purtroppo permane il problema che ho su TikTok, che per qualche ragione già da settimane ormai non riesco a vedere i messaggi. Neanche l'assistenza ha capito bene che cosa diavolo sta succedendo. Io resto in attesa perché purtroppo anche dopo attenta valutazione non ho trovato altre soluzioni per andare in live su TikTok con il setup come ce l'ho adesso simultaneamente, quindi dovrò in una maniera o nell'altra pazientare e sperare che la cosa si risolva in una maniera o nell'altra. Quindi detto questo, un saluto a tutti ragazzi. Sanshiro, ciao, ciao Albs, ciao il Caglia, Matti Daddy, grazie mille della sub con Prime. No, non è vero, non è con Prime, è livello 1 per 3 mesi. Grazie di cuore e buonasera, buonasera davvero. Time to Dice, grazie mille del follow, benvenuto. The King Crow, ciao, ciao, ciao Alessandro su Instagram, benvenuti, benvenuti a tutti. Benvenuti, bentrovati, buonasera, buonasera, buonasera. Come va? Negli ultimi 3 giorni non tanto bene. Da qui il titolo che significa esattamente quello che pensate. E lo stavo per dire, sì, come da tradizione durante la serata iscritti e followers c'è il giveaway, ma questa volta sarà doppio perché purtroppo mi sono dimenticato durante la live in corrispondenza della puntata 800 delle news. Volevo fare un giveaway extra per ringraziare la community, purtroppo sono un idiota e mi sono dimenticato e quindi voglio colmare questo divario, per così dire, in questa occasione e quindi fare due giveaway, quindi oggi darò due chiavi di gioco verso la fine della live. Buonasera a tutti, ciao Tommy, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, domanda di rito ragazzi, come state? Cosa state giocando di bello in questo periodo? Come va? Qualunque gioco, giochi recenti, giochi un po' più vecchi, oppure che cosa attendete in uscita nel prossimo periodo, qual è il gioco che vi solletica. Ormai ci stiamo avvicinando a Stellar Blade, ma ci stiamo anche avvicinando a un altro paio di titoli che potrebbero essere interessanti, tra cui quello che ha al momento la maggior diciamo il primo posto in assoluto su Steam come messo in lista di desideri, ok, il record, che è Manor Lords. Già. Addon, at home, ciao. Io Horizon 2 finalmente, molto molto bello, io l'ho particolarmente gradito. Al Dark Side, buonasera, buonasera, non sto giocando a niente, devo ancora iniziare Wolfenstein 2 perché sabato ho finito il primo Wolfenstein, bello, bello, e ti aspetta una gran bella avventura, secondo me più bella ancora del primo. Domani esce pure Yuden, vero, vero, anche quello. È un po' fuori dai miei radar perché non è tanto il mio genere, però sì. E poi durante la giornata di oggi comunque faremo una bella carrellata di giochi in uscita. Ciao Danu, ciao Federico, ciao Chris, parlando di controlli, credi che Control abbia fatto tutto quello che non è stato Forspoken? I due titoli su due fonti si somigliano. Beh, oddio, nel senso Control è un open world per modo di dire, nel senso che ci sono tante zone a cui si può avere accesso, che sono accessibili costantemente, che poi si aprono, secondo, somiglia più a un Metroidvania 3D praticamente, e ha uno stile tutto suo, ok? I giochi di Remedy sono un po' così. Altro gioco che ho particolarmente apprezzato, Control, però al lancio non è che abbia brillato particolarmente, infatti i primi riscontri furono di vendite non esattamente eccellenti, no? Ma col passare del tempo ha recuperato, ha venduto piuttosto bene e Remedy lo considera un successo, il che è un'ottima cosa perché vuol dire che si può rifare, no?
E infatti pare che sia in sviluppo Control 2. Quindi bene, e non vedo l'ora di giocarlo. Jaxadem, ciao. Vincenzo, ciao. Ciao Matteo, Joachim, quando pensi verrà annunciato il prossimo gioco di Naughty Dog? Beh, dopo tutti i casini che ci sono stati, la cancellazione di The Last of Us Multiplayer, credo che si attenderà ancora un pochino. Secondo me in quello studio in questo momento stanno lavorando alacremente per qualcosa, però potrebbe tranquillamente non essere The Last of Us Parte 3, anche perché i rumor dicono da tempo che Naughty Dog è al lavoro anche su un'altra IP, un'IP diversa, un qualcosa che non appartiene a nessun franchise esistente, quindi una cosa completamente nuova, il che mi piace molto perché in effetti è una cosa che serve. Dopo aver visto il tuo video di Cat Quest 3, sono andato a prendere il bundle dei primi due a prezzo super scontato, adoro, assolutamente sì ragazzi, se non l'avete mai provato... Cat Quest 1 e 2 sono super scontati, li trovate veramente a una manciata di euro, probabilmente sotto i 5 euro a volte, qualcosa del genere, entrambi, super giù dovrebbe essere più o meno quello l'ordine di grandezza, e sono dei giochini veramente adorabili, molto ben fatti, e sono dei RPG, diciamo ad ambientazione gatto, molto 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 striminziti, ma veramente carini da giocare con un ottimo feel, e ve li consiglio tantissimo. Ok, campo minato, questa settimana volevo qualcosa, addirittura campo minato, beh probabilmente esistono versioni evolute anche di quello in una maniera o nell'altra. Per chi mi sta seguendo su TikTok ragazzi, io vi ricordo che purtroppo non posso leggere i commenti in nessuna maniera, e questo è stato un problema bello grosso. Però se volete commentare, cioè se volete seguire non c'è problema, perché dovrebbe essere perfettamente visibile, però per i commenti non posso leggerli. Alfredo, ciao, buonasera Chris, mi sembra strano dirlo dato che l'ho giocato fino all'annuncio quando uscì, ma non vedo l'ora che esca la patch new gen per Fallout 4 per ricostruire il Commonwealth. Ok, ma posso capire, perché comunque è un gioco che ha avuto un discreto successo. E io, un genere di giochi che non apprezzo particolarmente, i giochi Bethesda hanno un comparto tecnico che veramente mi fa passare la voglia di giocarli, sono uno di quelli che ci tiene al comparto tecnico, però l'ambientazione di Fallout mi è sempre piaciuta, e infatti sono felice della serie TV che sto guardando. Ciao Baldox. Mezzanotte ci sarà la diretta su Metaphor e Fantasy di Atlus, spero dicano la data. Sì, infatti, vediamo se riesco a fare le news dopo mezzanotte, e che così ne parlo nelle news di domani. Kingdom Come Deliverance e Diablo 4, ottimo. Bene, ciao Tommy Esaurito, ciao Universo, ciao Duaro, zio Frag. A data di quando esce il gioco di Indiana Jones, Machine Games e Bethesda, secondo te verrà annunciato l'evento di giugno? È secondo me molto probabile. Molto probabile, perché se davvero il gioco deve uscire entro quest'anno, come hanno detto, io credo che sia il momento più adeguato per presentare quel gioco. Gojo Satoru 977, ciao, grazie mille del follow, benvenuto. Si narrano tante cose, mo stiamo chiacchierando amabilmente, ma lo faremo un po' per tutta la sera. Già che ho letto il 25 aprile, metto Jedi Survivor sul Game Pass, sai se è vero? No, non ne ho idea di questo, effettivamente. Money and Seven, ciao a tutti, mi ricordo di te perché hai scritto un bellissimo commento che riprenderò durante le news di domani, e che finalmente è arrivato anche nella mia community e non l'ho soltanto letto in giro. Marcolino, buonasera. Half-Life ti piace? Sì, assolutamente, anche se vabbè, è passato tanto tempo. E non ho ancora giocato ad Alyx, purtroppo. Già. Sono ricalcitrante, posso vedere la stream comunque? Assolutamente sì. Ciao Scannaporci. Ciao Nicola, buonasera. Di solito Naughty Dog sforna titoli a fine generazione, vero? O meglio, di solito sforna The Last of Us a fine generazione. Ok, ma nella seconda parte della generazione sicuramente, con tutta probabilità, perché ha bisogno di rodare assolutamente la nuova piattaforma. Naughty Dog è uno di quegli studi che la trita la PlayStation, cioè che la sfrutta il più possibile, al massimo delle sue possibilità, e ne ha bisogno per il tipo di qualità che offre con i suoi prodotti, e quindi è anche logico che arrivi nella seconda metà della generazione. Scusate se ogni tanto fatico, il mio cervello sta funzionando più o meno un 15% in questo momento. Ciao Mid,
Sento la mancanza di Uncharted. Lo so, un po' anch'io. Di Uncharted i rumor, che tra l'altro sono di un po' di tempo fa, quindi non si è saputo più nulla, volevano che il franchise non fosse più in mano di Naughty Dog, ma che fosse affidato a qualcun altro. Ora, se questo significa un qualcosa di nuovo, non lo so, un remake di qualcosa, uno spin-off, non ne ho idea. Però è più o meno quello che si sa, non più di questo. Zanfaus, buonasera. Buonasera. Sto giocando col Diavolo e l'Acqua Santa, Call of Duty Multiplayer e Pentiment. Beh, non c'è niente di male in questo. Uno è un gioco multiplayer da giocare con gli amici o con la community o con così, e un altro un gioco da giocare per se stessi. Ci sta perfettamente, va benissimo. Dio, se devono partire robe come quel film che non esiste, sto a posto così. Sì, ecco, il film di Uncharted io non l'ho visto, però ne hanno parlato piuttosto maluccio. Ho in mente di vederlo lo stesso, però, perché voglio farmi un'idea. Dopotutto li ho giocati tutti gli Uncharted, quindi ci avrò anche un po' di contesto. Sì, è abbastanza deludente come cosa, se è vero quello che hanno detto, per il semplice fatto che ultimamente invece l'industria cinematografica e dell'animazione sembra aver offerto un po' di prodotti interessanti per quanto riguarda prodotti tratti dal medium videoludico. Già. Cerbero TV, ciao, grazie mille del follow, benvenuto. Cerbero TV underscore però. Far Cry 7, ho detto che deve uscire il 2025, ho ritirato fuori Far Cry 7 perché c'è stato un rumore di Cillian Murphy. Sì, l'ho visto, ma non ve l'ho portato perché era falso. Ed è venuto fuori subito. Sì, no, è stato abbastanza smentito. Va visto, per odiare le cose devi conoscere. Sì, è vero. Che è un po' quello che sto facendo con la serie di WoW in questo momento. Forse l'avrete visto, ragazzi, sul secondo canale ho iniziato a portarvi quello che vi avevo promesso, ovvero World of Warcraft Dragonflight. Sto facendo tutta quanta la serie per averne esperienza. Per ora devo dire che sto rimanendo discretamente soddisfatto. Ci sono delle gran belle cose. Ovviamente non pensate che questo significhi il mio ritorno su WoW con tanto di amore e bagaglio emotivo. No, ho intenzione di portare la serie per avere almeno contezza di quello che sto dicendo e monitorare insieme lo stato di WoW. Ma per ora c'è la serie e vedremo. Però c'è, effettivamente. Ciao Wonka, ciao Arsun, ben trovato. Che per i film di Uncharted prima fai una sessione di yoga. Perché? È così brutto? Ciao Francesco, buonasera. Grazie che sono felice di questo. Assolutamente, sì, se lo merita. Sarebbe bella rimasta di tutti i giochi di Half-Life? Beh, c'è stato qualcosa, eh. Buonasera, vi volevo chiedere se di controllo poi si trovano tutti i poteri a fine del gioco. Va avanti con una certa progressione, ok? Sì, alcune aree sono veramente confuse, soprattutto alla mappa, l'ho un po' odiata quella di controllo. Qual è il gioco che aspetti di più? Per ora è Hellblade 2. Perché sono curioso di vedere che cosa hanno fatto. Sembra essere sostanzialmente un po' come il primo, però tutto sparato al massimo. Vediamo se sarà davvero così. Cree, ciao, benvenuto. A me il film di Uncharted è piaciuto, esattamente quello che mi aspettavo, un film leggero di avventura. Non so dirlo, ragazzi, come vi ho detto non l'ho visto e purtroppo non ho modo di dirvi di più. Per me le due ipotesi sono il leak è veramente falso, boh va bene, oppure Ubisoft ha detto di smentire il leak, vero, più probabile è la prima. Devo giocare il primo Blade, no, è probabilmente falso il leak. Ma, se ben vi ricordate, ne ha parlato Tom Henderson, del nuovo Far Cry, proiettandolo verso il 2025 o qualcosa del genere. Addirittura in congiunzione con l'uscita di Nintendo Switch 2, pensate un po'. Mentre si parlava del fatto che probabilmente con la Switch 2 vedremo tanti più giochi che escono multipiattaforma in tutte quante le forme, per così dire, scusate il gioco di parola. Quindi sì, però di Far Cry non si sa praticamente niente per ora, solo leak di qualcosa in lavorazione, non ci sono dei dettagli, non c'è nient'altro da quel punto di vista. Di giocare il primo Blade, sì, anche perché si trova poco ed è piuttosto breve, si gioca facilmente. Giovanni, ciao, mi hai giocato Jack and Dexter, l'ho giochicchiato che ero un ragazzino, tanto tempo fa, quindi in sostanza ti devo dire quasi no, l'ho giocato poco e tantissimi anni fa.
Riccardo Alemanno, ciao. Secondo te Assassin's Creed Red esce veramente quest'anno? Pare di sì, almeno tutto farebbe indicare questo. Non mi ricordo se c'è stata una conferma ufficiale di Ubisoft. Fatico un po' a crederlo, al momento non me lo ricordo. Però ci sono stati molti rumor, sempre tornando al già citato Tom Henderson, lui ne ha parlato un bel po', ha anche pubblicato degli screenshot, dei pezzettini di menu qua e là e la natura dei due personaggi principali. Sembrerebbe essere qualcosa che in sostanza dovrebbe davvero arrivare quest'anno. Wow, doppio! Brifiero, ciao, grazie mille della sub di livello 1 per un mese, per un totale di 6 mesi, grazie di cuore del supporto. E Trizzico, grazie mille della sub con Prime per 2 mesi, grazie di cuore, grazie, grazie del supporto, ragazzi. Annunciato quest'anno Far Cry 7, se esce l'anno prossimo, no, mi sembra. Per l'annuncio è difficile dirlo. Per l'annuncio è davvero difficile dirlo. Io credo che Ubisoft per ora, se è vero che Assassin's Creed Red esce quest'anno, si concentrerà su questo. Ok? E poi magari verso dopo l'uscita di Assassin's Creed Red, verso la parte veramente finale dell'anno o l'inizio del prossimo, inizierà a piazzare un po' di teaser di Far Cry. Era stata proprio Ubisoft a dire che sarebbe uscito Assassin's Creed quest'anno, ricordo male io? A me pare di no, che non fosse ufficiale, però potrei sbagliarmi, non mi ricordo bene. Mi pare di no, però ripeto, potrei sbagliarmi. Più probabile che uscirà il primo teaser di Far Cry 7 sarà sempre a giugno Ubisoft Forward. Oddio. E Ubisoft, secondo me, lo Ubisoft Forward, ragazzi, la bomba sarà Assassin's Creed. Io credo che si giocheranno un po' le carte con quello. Ecco. Star Wars Outlaws sicuramente 2024, perché sappiamo anche la data di uscita. Ma come, ancora non stiamo parlando di Fallout? No, a quanto pare no. Anche perché se ne è parlato assai, voglio dire, ne abbiamo parlato parecchio. Chi aspetterei con ansia il Blade 2, peccato che ho la PS5. Per quello mai dire mai, perché c'è anche qualche rumor interessante da quel punto di vista. Diciamo che forse, e sottolineo molto forse, c'è una possibilità che i possessori di PlayStation 5 potrebbero avere accesso a quel gioco magari a distanza di un po' di tempo. Potrebbero. Ci sono voci di un porting PS5 interno, ma sono solo voci, sono solo rumor, ragazzi, vanno sempre presi molto con le pinze. Frigo di Xbox lo utilizzi saltuariamente, ogni tanto, perché fa abbastanza rumore, consuma energia e non vedo perché tenerlo acceso costantemente per delle lattine o delle cose per cui ho il frigo di casa. Però ogni tanto, quando tipo faccio una maratona o quando ho qualcosa a portata di mano, eccetera, prendo, lo accendo e funziona, va benissimo. Per Assassin's Creed Red è strano che ancora non sia uscito un trailer. Beh no, non è particolarmente strano. Evidentemente si vogliono tenere, diciamo, le carte per lo Ubisoft Forward. E avrebbe perfettamente senso, se ci pensate, mentre ci sono tutti quanti gli occhi dei videogiocatori durante gli eventi dell'anno principali, tra cui appunto quelli di giugno, il Summer Game Fest, più tutte le altre presentazioni, quelle dedicate delle varie aziende, più quello generale che è tenuto da Geoff Keighley, Assassin's Creed fa una porca figura. Ok? Quindi avrebbe perfettamente senso, secondo me, presentarlo a giugno. Star Wars Outlaws sarebbe pure interessante se non fosse per la politica predatoria di Ubisoft. Sì, sono abbastanza d'accordo. Non mi è piaciuto per niente, ne abbiamo già parlato. Il trattamento della protagonista non mi voglio ancora pronunciare, perché voglio vedere più cose, voglio vederlo in movimento, diciamo così. Voglio aspettare delle anteprime, se non proprio la recensione o comunque quando qualcuno ci avrà potuto mettere mano. D'accordo? E comunque resta una cosa abbastanza secondaria. L'importante è il gioco come è fatto. Io devo dire che ritengo Star Wars Outlaws relativamente promettente. Però è difficile a dirsi. Sì, la politica della Deluxe con Early Access e DLC Day One, commissione secondaria inclusa, a 100 euro e passa? No, non mi piace per niente. YouTube è pieno di recensioni di Fallout da giorni. Ci sta.
ci sta, è una serie che sta avendo molto successo e molti ne stanno parlando. Dire Sniper, ciao, grazie mille del follow, benvenuto. Niente, ricordate che il Game Pass ha anche un'anima cloud, quindi forse al Blade 2 potrete giocarlo anche su un PC patata. Sì, infatti, è vero, per chi ha una PS5, in effetti, al momento dell'uscita di Hellblade 2 potreste valutare di tentare di giocarlo su cloud, in qualche modo, anche su un portatile del cavolo, o se avete una Smart TV che supporta l'applicazione, o in qualche altra maniera con qualche arzigogolo, o se no proprio dal telefono, anche lì, anche se lì un po' perde, mi viene da dire, soprattutto un gioco come Hellblade 2. Però ci sono dei modi per giocarlo, sì, assolutamente, se avete solo una PS5. Ti hai giocato quale Far Cry? Qual è il tuo villain preferito? Io ho giocato soltanto il 3 e il 6. Mi mancano sia il 4 che il 5. Per ora, allora, il villain preferito, mi verrebbe da dire quello del 3, perché comunque è il gioco più iconico e probabilmente il villain più iconico. Ma il 6 l'ho, come gioco, relativamente apprezzato, mi è andato bene. Mi è sembrato tutto sommato un buon gioco, anche se alcune cose mi hanno proprio stuccato, ma il villain del 6 mi è veramente piaciuto. Uno, perché adoro l'attore. Due, perché l'hanno reso veramente bene, secondo me. C'è un rumor che parla di un Sekiro 2. Quella è roba veramente molto debole. Non mi pare che sia particolarmente solida come cosa. Anche perché è stato un gioco fatto in collaborazione con Activision, e la natura di un gioco come questo è... dei vari diritti può essere un po' problematica. Immagino che ci sia anche quello da considerare. Io ho paura pure per l'open world dopo quelli di Assassin's Creed, non so se reggo di nuovo. E beh, quella è la formula Ubisoft. Vediamo che cosa fanno per renderlo più interessante. Riguardo al prossimo Far Cry, effettivamente una cosa c'è. Se non sbaglio, proprio il solito Tom Henderson ha parlato di alcune dinamiche nuove, del dover interrogare i prigionieri, delle varie fazioni, dei tradimenti, eccetera. Potrebbe esserci qualcosa di interessante, quindi magari le cose che hanno a che vedere con l'open world si impreziosiscono un po'. Ubisoft è da anni che sta tentando di impreziosire la sua formula trita e ritrita e, se la volete vedere dal lato positivo, diciamo collaudata dell'open world. Secondo me non riuscendoci un granché, lasciando sempre un po' quel senso di bello ma, bello però. Detto questo, non sono dei brutti giochi, non ti viene da dirlo, dei giochi Ubisoft. E soprattutto recentemente, avendo finito Rise of the Ronin e avendo fatto la recensione che è uscita proprio ieri, se l'avete vista, se ci avete dato un'occhiata, non pensavo che l'avrei mai detto, ma vedendo come è stato fatto un open world da Team Ninja... Vi giuro che per la prima volta in vita mia ho sentito veramente la mancanza di Ubisoft. Quindi diciamo che quello è stato uno di quei casi in cui, oh mio Dio, non sai che cosa hai fino a quando non lo perdi. Quante cose si danno per scontate nella vita, sì. Uno si lamenta degli open world di Ubisoft, poi ti arriva uno che li fa molto peggio e dici, oh guarda, in fondo non erano così male. Sì, è vero, ci sono anche gli spin-off, Primal e quello futuristico, ma quelli non li ho giocati assolutamente. Su PS5 e su browser non si può usare xCloud? Credo proprio di no, sarebbe troppo facile se no. La K7 sarà molto interessante sotto questo punto di vista, perché le interrogazioni sono molto interessanti. Ammesso che ci siano, però bisogna vedere come le implementano. Andy, ciao. Ok, sei un grande, ti stimo tanto, continua così, grazie mille. Ciao Victor, se la chiesto una domanda, possiamo Series S, vorrei cambiarla con la Series X, ha senso farlo ora secondo te, mi conviene aspettare la mid-gen? Bisognerà dovrebbe uscire quest'anno. Attenzione, due cose. Uno, cambiare con la Series X cambia le performance, quindi dipende che cosa vuoi. Vuoi più performance, vuoi un migliore frame rate, vuoi una migliore risoluzione, allora la Series X ti può interessare, altrimenti non tanto. Due, la mid-gen di Microsoft con tutta probabilità non uscirà, almeno stando ai rumor che sono venuti fuori. In compenso dovrebbe uscire una sorta di refresh della Series X, che dovrebbe essere qualcosa tipo solo digitale, no? Credo almeno. Questo dovrebbe essere questo è uno dei rumor, e sono stati tanti a dire la verità nell'ultimo periodo, e quindi di questo si parla. Perciò, cambiarla con Series X non so che senso ha, se hai già una Series S.
Dipende dalle tue esigenze, se davvero davvero vorresti più performance, se davvero davvero ti sta stretta, magari vedi. Ci sono anche degli sconti comunque. Comunque ti conviene forse anche aspettare un pochettino, perché pare che dovrebbero presentarla più o meno durante l'estate, super giù, almeno questo si dice. Quindi c'è una possibilità che durante gli eventi di giugno possano, all'interno delle varie carrellate di giochi che sicuramente ci saranno, di botto presentare anche la nuova versione refresh della console. Potrebbe essere. Ciao Master, lo Fallout lo sto vedendo un po' per volta. Qui siamo alle carico 90, la Deftus Custodes femmine sono state introdotte causa il film di Cavill, riverberano ora nel BG ufficiale. Sì, ho letto e mi pare di capire che non siano stati tutti molto contenti di questa cagata micidiale, no? C'è un video di Luetin, che è il re della lore di Warhammer, se ho ben capito, che si intitola "O per 10.000 anni non ce ne eravamo accorti", no? Già, il genere di cagate micidiali. Vass è diventato talmente iconico che pure non è il villain principale, è diventato il principale. In effetti è vero. Sarebbe bello un video sul tuo studio. Sono all'incirca 2 anni e forse anche più che lo prometto, e prima o poi lo farò. Secondo te Elden Ring un po' pompato come titolo nel budget e nei voti? Ma secondo me non particolarmente. È stato... molti ritengono che sia stato pompato nei voti, ma giudicando quanto è stato apprezzato dalle persone, mi viene da pensare che ci sia una diffusa particolare sensibilità nei confronti di quella particolare formula. Quindi non mi sorprende vedere fioccare dei votoni. Che poi valga la pena oppure no, quello è un altro discorso, dipende che cosa ti interessa. Ma se prendi un Dark Souls, lo schiaffi open world e cambi un po' di cose, effettivamente ottieni un gioco che ha incontrato il favore di tantissime persone, questo sicuramente. Venduto quant'era? E già tanto tempo fa, 20 milioni di copie, immagino che siano anche di più adesso, che è un risultato che la stessa From ha trovato pressoché incomprensibile. Sì. Quindi, occhi d'occhi, pare di sì. Dico la mia, giochi Ubisoft sono dei bei giochi, dove bei tuttavia soggettivo, giochi fatti e cuciti per essere blockbuster, soffrono dell'effetto stampino che può portare noi ai giocatori incalliti ma nel pubblico mainstream. È un po', in effetti. Sì, dove l'effetto stampino tra i giochi della stessa serie secondo può avere un senso, se limitato, ma tra serie diverse è un po' stoppaccioso. Sono d'accordo, è proprio questo il punto. Anche porco, ciao! Presente le guardie personali dell'imperatore, quei maschi Adeptus Custodes dovevano essere sorelle di silenzio. Geni del marketing hanno deciso di introdurre le donne di Custodes, non che sia un problema, hanno dichiarato sono sempre esistite Custodes donne. Falso, lo so, ma avevano bisogno di giustificarle nella lore perché dovevano fare questo retcon violento, completamente immotivato e stupido, perché non fosse mai che si perde l'occasione di sbandierare qualcosa di attivismo all'interno dei medium dell'intrattenimento, no? In maniera poi completamente demente. Perché c'erano le sorelle del silenzio, ecco appunto, già. Pure i giocatrici donne sono alberati, introdotte donne in Custodes, ma ignorate le sorelle del silenzio, sono le sole donne. Esatto. San Napoli 69, ciao, grazie mille del follow, benvenuto. Certo, che fai, non sostieni la parità dei sessi in un mondo egualitario come l'impero dell'umanità di Warhammer? Già, è proprio uno di quei mondi belli dove l'inclusività regna sovrana. Dove la gente non viene processata sommariamente con un colpo di testa in mezzo alla strada al minimo errore, tipo da un commissario imperiale. Esatto. Già. Vuole Fenice, ciao, buonasera, Custodes donna, totalmente falso. Appunto, lo so. Ma è stato ampiamente detto e si sa benissimo qual è la ragione. Mi sono perso qualche messaggio, non lo so. Penso di no. Ma se verranno abbandonati tipo a favore di giochi con meno budget, che le aziende inizieranno a usare di più abbandonando un po' il politicamente corretto come svariati anni fa, non sono due cose slegate l'una dall'altra, secondo me. Io penso che queste cagate woke piano piano andranno a morire per il semplice fatto che non attecchiranno mai. Cioè, prima o poi falliranno, prima o poi le persone si stuferanno. Quando le aziende inizieranno a capire che possono tranquillamente non fare questo genere di cagate, anzi verranno lodate per il fatto di non averle fatte, ormai, ci sarà una veloce inversione di tendenza e si tornerà a parlare normalmente di cose senza rompicoglioni a ogni angolo.
E per quanto riguarda i AAA invece, la morte dei AAA, ragazzi, sono uno di quelli che francamente fa un po' fatica a pensarla come la stanno pensando in tanti, cioè, oh mio Dio, non faranno più quei giochi. No, secondo me continueranno a farli quei giochi se trovano altri modi per guadagnare soldi. Oppure ne faranno di meno. Oppure saranno un po' più piccoli. Capirai. Google ha già cominciato? Calma. Calma. Perché c'è sempre questo, no? Per ogni attivista idiota che rompe i coglioni riguardo al medium videoludico, c'è un altro anti-attivista idiota che ogni volta che succede qualcosa di positivo o vede una donna in un videogioco comincia a sbraitare i 420. Sono le due facce della stessa medaglia. Attenzione, non basta aver chiamato la polizia, cacciato 28 persone e poi licenziate per dire «Oh mio Dio, Google si sta ribellando!» Non è affatto detto. Ok. Lo spero proprio, ma con GV ho sempre un po' di paura. Fai bene. Sì, fai bene. Preferisci Sekiro o Elden Ring come lore boss fight? Sono la persona sbagliata a cui chiederlo perché non ho finito... No, non ho superato l'ora di gioco in Sekiro e le 3 ore in Elden Ring. No, non è vero. Le 6 ore in Elden Ring. O forse qualcosa in meno. No, i Souls-like e quel tipo di prodotti From decisamente non fanno per me. L'unico prodotto From che ho veramente apprezzato è stato Armor Core 6. Il problema è che sembrano essere citate nei codex ufficiali GV, devo ancora leggere quello che esce questa settimana. E tranquilli, faranno finta che ci siano sempre state. Questa è una domanda. Chi è la bella voce del Detective Cross? Come chi è? È il Detective Cross. È questa entità che ogni tanto prende possesso del canale e nessuno sa chi possa mai essere a dare la voce a questo uomo così avvenente e con questa assolutamente brillante e cristallina abilità investigativa. Giusto? Marx, ciao. Ciao Chris, concordi con me, il mondo dei videogiochi è morto dal momento in cui le software house fanno solo remake di giochi old gen, non hanno più inventiva nel creare prodotti nuovi? No. No. Perché fanno esattamente quello che i giocatori vogliono. Quindi no, non sono morte. È tutto il momento in cui c'è stato un saltare fuori di remake e remaster, i giocatori hanno continuato a inondarle di soldi tanto quanto prima, se non di più. E tutte le volte che si lamenta, per ognuno che si lamenta, cioè per uno che si lamenta di remaster e remake, ce ne sono altri 3 che aspettano il prossimo. Quindi è una cosa che dipende dal portafoglio dei giocatori, tanto per cambiare, e il portafoglio dei giocatori sta andando in quella direzione. Ne stanno arrivando questa a catafottere perché le persone li comprano, e per le aziende è una manna dal cielo, perché pensateci un attimo, fai dei giochi che già sai che andranno discretamente bene, con delle cose che sono già collaudate e devi rifare fino a un certo punto, quindi puoi investire di meno sapendo che vendi. È perfetto. E se i giocatori comprano a catafottere, allora perfetto, benissimo. Abbiamo la gallina dalle uova d'oro, fino a un certo punto, che si tratta quasi sempre comunque di single player. La vera gallina dalle uova d'oro è, per esempio, Candy Crush, o Pokémon Go, o Genshin Impact. Chi dubita del Detective Cross? Fatevi palesi che lo si manda a svegliarsi in un luogo strano e con strani dolori con Chris Sailor Mars a raccattarlo. Ah, grazie. Bene. E perché dovrei essere lì? Così debotto? Però aspetta, c'è un continuo, perché io ero uno di quelli che si incazzava anche prima per questo, non solo ora, ma infatti sono stati la gente vuole comprare il cazzo già con Hogwarts Legacy, eccetera. Quella è un'altra cosa ancora. Vabbè, sì, sono sempre gli stessi, ovviamente, no? Ma lì sono capitati male. Perché, vedete, come vi ho detto già più volte, queste cagate woke, tutte le volte che incontrano il grande pubblico, vengono di solito derise o, diciamo, veementemente rifiutate, no? E questo è ancora più vero quando si tratta di un franchise estremamente amato come quello di Harry Potter. Arriva Hogwarts Legacy e non importa la quantità di Minus Abens su Twitter che sbraitava i 420 finché aveva voce in gola che questo gioco andava boicottato. Il boicottaggio ha funzionato talmente bene che ha fatto un assoluto record di incassi in ogni lido possibile e immaginabile. Già, questo vi fa capire la reale rilevanza di questi 4 mentecatti. Quindi direi che Hogwarts Legacy è la dimostrazione di quanto realmente contano questi deficienti quando le persone in realtà
vanno diretti verso qualcosa che gli piace, no? È tipo, ah guarda, no, capisco il discorso, eccetera, eccetera, eccetera. Oh no, aspetta, esce il gioco di Harry Potter. Ma come no? No, no, frega, no, che cosa? Zitto, frega un cazzo, frega cazzi, zitto, non me ne frega niente, lo compro. Questo è stato più o meno il così, no? È come quelli che badano tanto a questi discorsi fino a quando non toccano la loro cosa. Poi improvvisamente diventano, no, sì, vabbè, ma non me ne frega un cazzo, lo faccio lo stesso. No. quindi questo vi fa capire la reale entità della cosa. Mi è piaciuta molto la tua risposta, quindi mi hai seguito così, ma è troppo avanti rispetto agli altri, vuole portare nuovi IP completamente fuori di testa. Hideo Kojima è il Michael Jackson dei videogiochi. Vi ho fatto spesso questo paragone. Quante pop star conoscete? No? Presenti e passate, anche di grandissimo successo. Pensatele tutte quante mentalmente, mettetele tutte insieme, elencatele una a fianco all'altra, ok? L'avete fatto? Mettetene 5-6. Pensate, ok, immaginatevele tutte davanti, poi c'è Michael Jackson. No, no. Il King del Pop non è una cosa a caso, no? Ecco. Per dire, anche in mezzo a tanta gente di successo, Kojima ha quell'aura intorno a sé che gli dà la possibilità di infrangere tante di quelle regole e andare avanti comunque e fare un po' quello che gli pare. Quindi Kojima è un caso a parte, decisamente. Ciao Nico! Pokémon Go lo voglio proprio affossare con gli ultimi aggiornamenti, questo perché... Già, questo è... Allora, c'è un discorso da fare. Cioè, gli influssi woke all'interno del mondo dell'intrattenimento sono di diversa natura e di un diverso grado di possibilità di danneggiare. Do per scontato che siano pressoché inesistenti i casi in cui hanno migliorato un prodotto. In sostanza, no. Di solito lo peggiorano. Però, di quanto? Cioè, in fondo, per dire... World of War Ragnarok, c'è Angerboda che è nera così a caso, dando una motivazione che ci sta anche dal punto di vista del mito, no? Però è evidente perché l'hanno messa lì, come per dire, sappiamo che il prossimo Assassin's Creed Red avrà un samurai nero, giusto? Tecnicamente è vero, è un personaggio storico anche interessante, uno potrebbe dire certo di tutti i cazzo di samurai storici che sono stati in Giappone, proprio quello nero si è andato a prendere, e infatti la motivazione è quella. Però non necessariamente questo tentativo di peggiorare il gioco infilando cause di merda, così poi si traduce in un prodotto brutto. Cioè, la loro capacità di infliggere danno a un prodotto buono ha anche quella un limite. Non è che i prodotti diventano uno schifo perché hanno arbitrariamente cambiato l'etnia o l'orientamento sessuale di una persona. Capite che cosa intendo? Altre volte, invece, fai delle cagate micidiali che quelle sì, contano assai per le persone, tipo quello che è successo con Pokémon Go adesso, che hanno cambiato l'intero editor dell'avatar mettendo delle cose che fanno schifo. e giustamente i giocatori si sono lamentati. Ecco, quello è un caso in cui invece hanno fatto dei danni piuttosto rilevanti. Già. Però non bisogna neanche correre troppo col mitra in mano e l'elmetto e il coltello fra i denti tutte le volte che arrivano ste cagate qua. La maggior parte delle volte fa anche bene un certo tipo di indifferenza a queste stronzate, perché non passeranno mai, capito? Cioè, per quanto insistono, non passerà. Nessuno vuole questa merda, d'accordo? Quindi, tranquilli, prima o poi andrà via. Quanti danni fanno nel mentre? Ecco, quello è un altro discorso. A volte ne fanno di più, a volte di meno. Per esempio, se andate sul sito della famigerata Sweet Baby Inc., trovate una lunga lista di giochi. Ma mica sono tutti brutti, però, quei giochi lì. Alcuni sono usciti bene, nonostante loro. Quindi, anche lì, non bisogna correre troppo. Io vi faccio sempre l'esempio di un gioco che... Anche soltanto a sentire la trama, tu dici, no vabbè, questo è un gioco che è woke proprio dal midollo, no? Proprio dalla testa ai piedi, interamente, no? Tell me why. Avete mai giocato? Berlaf, grazie mille della sub con Prime. Per 8 mesi, grazie mille. Però faccio un po' fatica col mio cervello oggi. Tell me why.
L'avete mai giocato? Ecco, se non l'avete giocato, vi spiego qual è la trama. Un ragazzo trans, che era una ragazza prima, torna insieme alla sua sorella nella città natale, dovendo risolvere praticamente una sorta di caso in cui si è trovato, no? Tornavano diciamo, nella casa materna e poi finiscono invischiati in un milione di casini. Adesso, da quella descrizione del gioco, io so benissimo che moltissimi di voi hanno detto, ecco, figurati tu, questo sarà un gioco woke dalla testa ai piedi. In realtà io l'ho giocato. Hanno trattato la cosa con una certa umanità e con una certa organicità soprattutto. Sai da dove lo vedi? Non da ragazzo trans, lo vedi dal bigottone di paese, che lì era chiamatissimo, cioè lì era di una facilità incredibile fare la macchietta razzista e bigotta. Cioè lì era facilissimo farlo, era proprio chiamatissimo, non dovevi fare niente. Già immaginati la scena, immaginati la scena. Ragazzo trans che ritorna in una cittadina di provincia americana dove tutti sono con la giacca a quadri e il berretto da baseball. Era facilissimo fare lo stereotipo del bigottone di provincia razzista. E invece, penso un po', hanno fatto un personaggio che ha dei pregiudizi, ma li esprime in una maniera piuttosto umana, e hanno fatto un personaggio che ci tiene fortemente al ragazzo e alla ragazza, e ha difficoltà a capire la situazione, uno perché è effettivamente una persona un po' di provincia, ma perché lui per tutta la vita si ricorda delle due bambine, si ricorda delle due sorelline a cui vuole molto molto bene, e quindi fa fatica a comprendere che sta succedendo, e lo esprime chiaramente, ma il gioco fa capire perfettamente che vuole molto bene a quelle che lui si ricordava essere le due piccole. Quello è un personaggio scritto bene, per esempio, e si poteva con una facilità incredibile fare la macchietta razzista e oh mio Dio, il bigottone, no? Invece no, non l'hanno fatto. Hanno fatto un personaggio decisamente tridimensionale. Quindi bisogna poi vederli i giochi come sono. Non necessariamente l'arrivo di un'azienda di consulting imbottita di attivisti fino al midollo è in grado di distruggere un gioco, anche se ci si mette con tutte le sue forze, capite? Quindi gli è frega cazzi, per lui sono la parola di una donna a cui era affezionatissimo. Esatto. Anche se lui fatica a capire la scelta di quella che lui si ricorda essere una delle sorelline di diventare un uomo, lui però gli vuole sempre molto bene e il gioco lo mostra chiaramente. E c'è proprio tutto il percorso del personaggio ed è bello il gioco. Quindi anche in un gioco in cui era... Adesso vi ho descritto il gioco, no? Ditemi la prima cosa che avete pensato, no? Era chiamatissimo. E io con voi, io pure pensavo la stessa cosa. Invece no, vedi? Bisogna mai dare per scontato che le cose siano in una certa maniera. Perfino se arrivano gli attivisti del merda. Perché magari non sono stati in grado di rovinare un buon gioco nonostante ci abbiano messo tutto l'impegno per farlo. Quindi... aspetta che sono andato avanti a chiacchierare, mi sono perso un po' di commenti. Oh, della Stigotto, salve, ma c'era Harry Potter. Noi li andati a mia bevolenza per il ritorno su World of Warcraft. Visto? Sei contento? Volevi fare solo una cappa di ritorno su World of Warcraft. Io sto facendo la serie, non guardarla più in là di quella che è. Non pensate che adesso mi ritorno con il bagaglio emotivo su World of Warcraft. Neanche un po'. Abbandonare quella cloaca insulta del tuo nano. No. Le mie prime run sulle nuove espansioni sono sempre state fatte con il mio caro Vorgrim e così continuerà ad essere. Se Marvel Venom esce l'anno prossimo, questo, che cosa ne pensi? Non ne ho idea, anche perché devo vedere quell'altro. Io ho visto solo il primo di Venom. Il suo bacio tra Shepard e Alenko, aspetta, a cosa ti riferisci? Anche le donne guerriere sono sempre esistite in Giappone, tra l'altro, di quello so meno, no? Però del samurai nero questa me la ricordavo, compreso il di tutti i samurai proprio lui, cioè. io non sono una capabile politicamente corretto, quando si esagera cosa succede sempre mi incazzo, certo, quando rovinano arbitrariamente qualcosa, ci mettono una cosa che ti fa girare i coglioni giusto perché devono fare la bandierina del merda, quello è un peggiorativo del prodotto, poi può peggiorare poco o tanto, però non ce lo voglio, quindi è giusto incazzarsi.
Solo che poi però il gioco bisogna giocarlo, nel senso bisogna giudicarlo per quello che è, altrimenti fai la stessa cosa dall'altro lato, no? Aspetta, lo farò implodere, sì. Arriva il falso drastico, giusto. Di nuovo, malnata sera, dico ciao. Ok, sì, ieri sera ho finito Final Fantasy XV, l'unico che ho giocato un po' fu il 12, quando ero piccolo, devo dire, nonostante abbia vari problemi, alla fine mi è piaciuto molto, soprattutto il finale mi ha commosso. Cenzolino, non ti so dire purtroppo perché non l'ho giocato il 15. Pensa, non l'ho neanche provato. Ho giocato altri MMORPG oltre a WoW, quali preferisci? Ne ho giocati tantissimi, ma in maniera approfondita solo Final Fantasy XIV. No, non è vero, anche il primo Guild Wars e anche Warhammer Online, che non esiste più. Però Final Fantasy XIV, no, secondo me resta il migliore MMORPG sul mercato, Final Fantasy XIV, assolutamente. Mriluporomano, ciao, buonasera. Piuttosto vogliamo vederti giocare The Witcher 3, anche quello arriverà, ragazzi. Il problema è che ora si dice woke anche per le cose che non lo sono. Protagonista donna woke, persona LGBT woke, ma non è così, o quantomeno si capisce se una cosa è paracula o no. Assolutamente. Per questo bisogna guardare le cose per quello che sono. È importante farlo. E poi non vi preoccupate, ragazzi, eh? Quando ste cagate woke arrivano proprio vere e sono identificabili, io sono il primo che parte alla carica, eh? Vi ricordate Tomb Raider anticoloniale? Cristo santo. Ah, e ce n'ho un'altra, in agguato, per o domani o dopodomani. Ce n'ho un'altra proprio bella bella, ce l'ho qui già da qualche giorno. Che è successo con Pokémon? Hanno pensato bene di rendere inclusivo l'editor dell'avatar, ottenendo il risultato di sputtanare completamente gli avatar della gente che aveva pagato con i pacchetti... estetici, no? Rendendo dei begli avatar degli obbrobri. Final Fantasy Online già provo... Sì, Final Fantasy XIV, sì. Ho giocato tutto. Sono a pari. O meglio, quasi. Cioè, ho finito Endwalker. Le patch non le ho fatte. Warhammer Online, dannata EA. Vabbè. È l'ennesimo caso di come effettivamente un MMORPG sia difficile da tenere online. Ma ha giocato Condemned 2? No, effettivamente no. Io non ricordo di un gioco che... Non ricordo di un gioco che mi ha fatto piangere. Life is Strange. E tutti i giochi di... come cavolo si chiama l'autore di To The Moon? No, To The Moon più tutti i seguiti ci sono andati mostruosamente vicino. Ero proprio lì lì. Ciao Lorenzo, ciao Giovanni. Il tuo video su Tomb Raider coloniale ero piegato in due dalle risate. Non ci potevo credere. Vedi, quel genere di cagate, no? Oppure quella frode di giornalista di IGN che ha pensato bene di scrivere un articolo sostenendo che il remake di Resident Evil 5 è impossibile perché è ambientato in Africa e in un mondo post 2020, post Black Lives Matter, non si può avere un videogioco in cui si spara a dei neri. Cosa? Già. Oppure quell'altro fenomeno su IGN Francia che ha scritto che Stellar Blade è fatto da qualcuno che non ha mai visto una donna. E qualcuno sotto ha immediatamente allegato la foto della moglie di quello che è una delle designer del team. Pure carina, oltretutto. No, niente, vabbè, questi sono proprio della gente, eccetera. Un'altra, Kotaku è imbottito di gente come questa. E mi sa che fra un po'... arriverà una perla di quelle grosse grosse, perché c'è una di queste che è una giornalista che si chiama Lissa Mercante, che già ha fatto un articolo su Sweet Baby in cui praticamente ha preso tutto quello che gli pareva dimenticandosi completamente di citare il motivo principale per cui è scoppiato tutto questo, il che ovviamente sprizza etica giornalistica da tutti i pori, no? vabbè, ma che ti aspetti da una che c'ha un tatuaggio sulla coscia con scritto All Men Are Enemies? Ti viene in mente proprio una persona equilibrata e senza nessun tipo di pregiudizio ideologico. Tutti su IGN, sta gente, no, no, Kotaku, Polygon, PC Gamer ogni tanto. No, no, cioè, no, il giornalismo videoludico, specie anglosassone, è infestato di questa gente. Che è sto Sweet Baby? Ragazzi, io...
È tanto che se ne parla, io mi sono ripromesso di tentare di fare un approfondimento, ma guardate che per trattare bene questa cosa, e non come è stato fatto da alcuni, bisogna, cioè è veramente un casino, cioè un puttanaio di roba. E io non ho avuto le forze, il tempo e la non mancanza di sonno, scusate il gioco di parole assurdo, per mettermi lì con pazienza e ricostruire tutto quanto. Oh, last day of June, giusto, lì, madonna, che pugnalata è stata. Cristo, sì. Era il vero counter wolf, sia come lore che come gameplay? Sì, però no. Ultimo Baldur's Gate 3, madonna, certe fasi di Carla che mi spezzano il cuore. Anche quello l'ho sentito anch'io, però purtroppo non lo so. Di giochi che mi hanno commosso ricordo almeno una mezza dozzina. Io posso dire Life is Strange il primo. Madonna, Life is Strange mi ha disintegrato, mi è arrivato un cazzotto alla fine. Vabbè, aiuto, sì, a voglia. Hatred non l'ho mai giocato, però so di che si tratta. Minchia quello. Pensi di Tomb Raider? Ho giocato un sacco di Tomb Raider in passato e tutta l'ultima trilogia. Ecco, immaginavo uscivi il giornalista di IGN, ma non è solo quello. Sempre IGN che dice che Afrodite nuda va bene, e Eve che Mlatex no. Mi sa che è la stessa, eh? È proprio lei. L'ho letto quell'articolo. Io non ho avuto neanche il coraggio di proporvelo questo, perché è una cosa di una tale monumentale, fragorosa stupidità e doppio standard che non ci provavo neanche gusto a mostrarvelo per riderci sopra. Cioè, è proprio una cosa di un'oscenità totale. Pianto di butto per Red Dead Redemption 2? Ok, sì, posso capire, sì. Listo, ciao. Sapete questa Xbox app? Lo dico io, venne in libreria la marca della Vistore, se giochi PC, qui tutti play together, sei la mossa di Windows, simpatica Marvel Infinite, l'identità più acquistato, posso più scaricarli, in installarli perché il mio hardware non rispecchia i parametri Windows, anche se 6-7 mesi fa partiva, non solo che... Ma hai cambiato Windows? Nel senso, oppure hanno cambiato i parametri proprio del gioco? Questo è un bel casino, in effetti, sì. Beyond Two Souls? No, non l'ho mai giocato. Volevo sapere cosa pensi di Frostpunk. Oh, il primo l'ho assolutamente adorato. Ho anche bestemmiato tantissimo, che è veramente tosto il primo. E oltretutto, il primo, madonna, la campagna di Frostpunk, vi giuro, mi ha... Oh, c'è stato un momento in cui sentivo freddo, io proprio... una così tragica la campagna di Frostpunk, che ti fa sentire proprio il gelo, la morte, è proprio drammatica, è cruda, ma per essere cruda... vi giuro che stavo facendo la campagna, quel momento catartico in cui sono sopravvissuto per miracolo. Io a un certo punto avevo alzato le mani, ok, sono morto, non posso fare niente, e sono arrivato appena proprio ero proprio lì per la morte e... si è rialzata la temperatura. Non c'ero... Madonna, il primo Frostpunk. Del 2 ho provato la beta e sembra molto carino. È in effetti piuttosto diverso dal primo. La tua saga videoludica preferita? Non credo di averne una. Non credo di averne una in assoluto. Avrei dovuto citarti fino a un po' di tempo fa World of Warcraft, perché era di gran lunga il gioco che ho giocato di più nella mia vita. Però, considerati i recenti sviluppi di Blizzard, io non me la sento più di citarla questa cosa. Sì, il pezzo della GDC della CEO dell'azienda che spiega come sostanzialmente, sì, come terrorizzare quelli con cui vai a parlare se non includono quello che vuoi. Sì, no, proprio così, non letteralmente, no, non è una metafora, letteralmente ha detto questo. Sì, lo so. Però questa è solo una delle tantissime cose. Bisogna dirne una marea. È un casino. Accendi il riscaldamento e il problema è risolto. Già, a meno che non sei in un mondo post-apocalittico in cui tutti quanti si stringono intorno a una specie di brutto generatore a carbone. Domando Jedi Survivor 25 aprile su Game Pass. Ah sì? Confermato? Molto bene, molto bene. Ciao Marcotto! Carissimo Metal Toro seduto, per gli amici sei Lord Chris. Oh, sento quasi un senso di pace ora che qualcuno me l'ha ridetto. Il trailer di Deadpool più Wolverine, tra l'altro il gioco di Wolverine, no, quello non l'ho visto, il gioco di Wolverine si sa nulla, no, a parte i leak, di cui però non ho voluto parlare. Ah,
Sweet Baby è un'azienda che fa Sweet Baby Inc., l'azienda che fa consulenza, porta avanti politiche di inclusività, ma in maniera alquanto estrema. Già. Inventano i cazzate, vorrei remake di Resident Evil 5. Arriverà lo stesso, perché Capcom, grazie a Dio, è giapponese, se ne frega, sbatti i coglioni di quello che pensano questi quattro idioti. Ci vanno anche coloro di Ricin a parlare con le software house, quelli di Sweet Baby Inc. No, loro sono anti, loro dicono di essere quelli anti quello. Già. Non ho mai visto nessuno essere più vicino a quelli in camicia nera di quella gente. Ciao Luigi. Buonasera. E poi questa bolla sull'inclusività esploderà, perché al di là dell'etica la gente sta iniziando pesantemente a stufarsi di questa storia. Ma certo che sì, ma non funzionerà mai questa roba. Assolutamente no. Prima o poi si stuferanno tutti. Prima o poi arriverà qualcosa che supererà troppo il limite e il grande pubblico comincerà veramente a chiedere di schierarsi in un certo modo. E ci sarà un grosso, io credo, un grosso ritorno di fiamma, e arriverà il momento in cui le aziende capiranno che questa roba basta, ha fatto il suo corso, non è servita a niente oltretutto, va abbandonata al diavolo, e finalmente ci libereremo di questi idioti. Benvenuti ragazzi, quelli che si stanno connettendo adesso. Little Nightmares, certo che l'ho giocato, li ho giocati tutti e due e lo adoro. Più l'uno che il due, sono uno di quelli che ha gradito più l'uno che il due, ma anche gli altri sono veramente molto molto belli. Sì, lunedì c'è ID at Xbox, che però, non so, ho un po' paura a vederlo insieme a voi. Memoria di quella volta che dopo 3 ore stavamo ancora lì e io a un certo punto ho staccato per disperazione, veramente. Se ben vi ricordate, no? Secondo loro era una macchina vecchia, se giocavo lo stesso PC che adesso. Un saluto e grazie per averlo letto. Non lo so, guarda, questa è una cosa che onestamente non mi è mai capitata. La saga di Persona l'ho provata, però non sono uno di quelli che l'ha particolarmente gradito. Lo so, non ha fatto tanto per me, però so che sono tantissime persone che la adorano. Ho trovato di continuare Bundle Tale, lo consigli? No, l'ho soltanto provato. Purtroppo l'ho soltanto provato. Non so come ne stanno parlando, fatemi un po' vedere una cosa, effettivamente. Undertale, fammi vedere un po' le recensioni che c'ha su Steam, per lo più positiva, o sono pochine. Ma generalmente mi sembra che sia abbastanza apprezzato. Ma in più dire niente, viene aggredito su ogni cosa, non è fesso, ma hanno rimosso i capezzoli degli uomini per via di Gender Food, è un gioco che si parla di corse clandestine, Dio santo. No, come non puoi dire niente, ma sono... il problema è questo, ragazzi, guardate che sono sempre i quattro idioti che, a parte qualche caso in cui ci sono state veramente delle conseguenze completamente ingiuste, la maggior parte delle persone se ne sbatte le balle di questa roba qui, fanno soltanto tanto rumore, ma sono quattro gatti. Sono quattro gatti. Vedo l'ora del terzo che dovrebbe uscire quest'anno. Vero, assolutamente. Veronica, buonasera. Gianlux, grazie mille della Subcom Prime. Grazie di cuore. Gianlux, come stai? Beh, questi ultimi 3 giorni devo dire non un granché, però vabbè, si va avanti. Come da titolo, ragazzi, un video davanti all'altro. È questo il senso del titolo, per chi non l'avesse capito. Black Cat, ciao. Ci sarà l'effetto Paolo Villaggio, perché non sapesse quando iniziò la sua carriera. C'era il buonismo alla TV, lui fu il primo a portare la cattiveria comica tipica del suo stile, mandò a fanculo la signora in diretta portando il pubblico in visibilio. Secondo me sarà il momento in cui cioè, se tu sei un attivista che crede di cambiare il mondo e nonostante tutti i tuoi sforzi il mondo non cambia minimamente, rimane tale quale e non c'è niente che tu possa fare, a un certo punto devi cominciare a alzare la posta, a un certo punto esagererai, no? E questa cosa è già successa più volte in realtà, ma ci sarà probabilmente quella cosa in cui veramente succederà un po' un putiferio e quello sarà il momento in cui bam, comincerà ad andare giù e tutti si discosteranno da questa gente. Quindi è così. Ora, voglio fare un po' di cose, ragazzi. Prima di tutto, sono giorni e giorni che mi scordo sempre di dire una cosa. Chi è di voi, non me lo ricordo più, mi aveva riscattato sul proviamolo Gunmetal? Si palesi. Se non è in live oggi,
magari nei commenti, non lo so. Non me lo ricordo più chi me l'aveva riscattato. Magari compare. Chi è che mi aveva riscattato Gunmetal? Nel proviamolo. Spoiler, purtroppo non parte. Cioè, no, non riesco a farci un video, è un casino. È uno di quei giochi che è veramente troppo vecchi da gestire. Quindi volevo chiedere a chiunque l'avesse riscattato di suggerirmene un altro. Purtroppo mi sono scordato nei giorni scorsi di dirlo, c'ho questo appunto da un sacco di tempo. Comunque, le imposizioni sull'intrattenimento sono sempre esistite. Fino agli anni 70 Hollywood esisteva il codice Hinz, che addirittura vietava di parlare di adulterio o roba simile. Assolutamente vero. Poi si è andati avanti e questa roba è stata tolta. Ora sta tornando. O meglio, stanno tentando di farla tornare. E in Hollywood ci sono pure abbastanza riusciti. No? E nei videogiochi non tanto, però un pochino sì. Qui si sta tornando indietro. Ed è diverso. E tutte le persone ormai hanno pienamente sposato al 100% la libertà creativa di chiunque di dire quasi quello che vuole, ok? E questi quattro ebeti che mimano quello che mi dicevano a me le catechiste negli anni 90, usando un linguaggio diverso ma con lo stesso concetto, non vinceranno mai. Cioè, hanno perso le catechiste, secondo te vincono questi quattro ritardati su Twitter? I fondamentalisti religiosi hanno dalla loro 2000 anni di storia, perlomeno. Questi che hanno? A parte il fondamentalismo. non c'hanno neanche le basi. Cioè non... Quindi non funzionerà mai. Cristian, hai mai giocato i primi due Far Cry? Sapevi che il primo non era di Ubisoft, che di Crytek? Sì, lo so, no, non li ho mai giocati i primissimi. La prima volta che riesco a seguirti in live, ho sempre visto tutti i tuoi video, volevo farti i complimenti per i contenuti interessanti che porti. Grazie mille, grazie. Uno dei pochi italiani che ancora seguo professionale e preciso, grazie mille, grazie di cuore ragazzi. Mi fa davvero piacere, specie in momenti come questi in cui il mio cervello si sta trascinando tra un video e l'altro. Ultimamente sulla play è uscito un gioco chiamato Planet of Lana, certo che sì, l'ho anche giocato tutto, è molto carino. È proprio quelle piccole perle platform che vi consiglio di giocare. Si attacca. Io lo sto chiedendo, ragazzi, Gunmetal, purtroppo io ci ho provato, l'ho preso, l'ho scaricato, ho provato, ma è ingestibile tramite OBS, fa dei casini, purtroppo i giochi vecchi spesso lo fanno, dei casini nell'inquadratura, non riesco a fare un cavolo per portarvelo, ed è troppo un casino, cioè potrei anche farlo, ma veramente è una rottura di balle, suggeritemene un altro, ok? Se mai vedrai questo video, io ogni tanto lo ridirò, se qualcuno se lo ricorda, chiunque mi ha suggerito Gunmetal, riscattando i punti, per questo lo dico, me ne suggerisca un altro, diciamo che ci accredito per questo, ok? Oh, Demolition Man, quanto lo adoro quel film! Il futuro dove l'umanità si riempie di papamole, ecco, esatto, ma ovviamente non succederà perché nessuno vuole finire così. Cioè, all'atto pratico nessuno poi vuole finire così, non è... Se vuoi un gioco ingiocabile oggi, papà, prenditi su River 2 su Steam. Sì, lo so. Allora, versione GOG invece sì, sapevo che funzionava. Alla fin fine contano i guadagni, se certi prodotti non tirano al botteghino verranno abbandonati, è inevitabile. Citofonare Disney, non so se avete visto che sta succedendo ultimamente. Certi titoli di casi tipo Ubisoft e Konami, sempre le odio, comunque promettono i soldi li intascano, come senza avere disperati si è ripreso, ha provato la beta di Sinduality, ecco, no, quello effettivamente no. Ho giocato Grezzo 2, è uscito anche il sequel, no, quello non l'ho mai giocato. Remaster di Arkham Origins, è l'unico della serie Arkham che non ho giocato, quello lì. Malsor, ciao, benvenuto. Per me, se Stella non è un caso isolato, all'inizio di una new wave di giochi che se ne fregano, allora alla fine questa deriva potrebbe essere più vicina. Ma si avvicina sempre di più, ragazzi. Si avvicina sempre di più. Questa roba non funzionerà mai. E più tentano di spingere, più ottengono il risultato opposto. Perché hanno torto. Non perché, cioè, perché c'ho, oh mio Dio, questo, quell'altro. Mille motivazioni e mille acrobazie intellettuali che parlano delle Olimpiadi dell'oppressione per poi arrivare a una semplicissima verità: è che quello che dite fa cagare, è errato, fa schifo, non funziona. Agli asiatici frega cazzi, in realtà il problema è che giochi western, lo so, è quello il fatto.
E infatti viva gli sviluppatori orientali in questo periodo che, grazie a Dio, questi problemi non ce l'hanno. Grosso modo. Anche se ogni tanto qualche infiltrazione c'è. Infatti nei prossimi giorni ve ne mostrerò una di Capcom che è proprio emblematica. Ma poi come si usavano le conchigliette, la storia delle tre conchigliette di Demolition Man, non ne ho idea. Me l'hanno già detto il nuovo trailer di Deadpool e Wolverine, effettivamente non l'ho visto. Demolition Man e le tre conchiglie me lo devo rivedere, già. 90 minuti di applausi, lo so, ma ragazzi, paradossalmente non c'è neanche niente da applaudire, perché in realtà non è successo niente. Cioè, quello che voglio dirvi è che di solito non parlo di queste cose, ma vi do un piccolo accenno. Cioè, negli anni 60-70 correvamo dei pericoli molto peggiori con l'ideologia. Ma infinitamente peggiori. Questi sono dei clown assoluti a confronto di quelli. Questa è... Questi fanno ridere i polli. Non ce l'hanno fatta quelli, secondo te, questi? Ma da dove si presentano? Ma dove vanno? Generazione PS5 mi sta deludendo, almeno per ora. Guarda, posso capirlo e sento tanti che lo dicono. Secondo me è per il confronto con la 4 e posso capire. Perché tutti i giochi che sono arrivati ultimamente, che sono dei gran gioconi a dire la verità, cioè God of War, Ragnarok, cioè Spider-Man 2, cioè Horizon Forbidden West, però sono dei seguiti. E invece, se ci pensate, nella scorsa generazione è arrivato God of War, è arrivato Spider-Man, è arrivato Horizon, e quelli erano delle mine, proprio delle bombe atomiche quando sono arrivate. Negli anni 70 si ammazzavano direttamente in piazza, ma non c'è neanche paragone con l'estremismo che c'era una volta, ma quell'estremismo di oggi fa ridere i polli. Io, tutti quelli che sono preoccupati, ogni tanto sento qualcuno, la civiltà sta, tutti si stanno estremizzando, è la fine della civiltà. Ma hai mai visto un documentario sulla guerra fredda, tu? Eliminazione delle esclusive, vincerà la console war la PC Master Race? Non credo proprio, perché le console non nascono per essere degli altri PC, nascono con uno scopo completamente diverso. Sono scatole con un sacco di compromessi che costano poco e funzionano subito. E facilmente, tutto qui. Un gioco su Superman? Sai che non mi ricordo lo sviluppatore che ne ha parlato. È un dannato casino fare un gioco su Superman, perché è troppo forte. L'unico modo per fare un gioco con Superman è praticamente fare in modo che all'inizio del gioco perda in parte i suoi poteri. E pensi alla saga di Fear uscita per PS3? Purtroppo non l'ho mai giocata e molti di voi me l'hanno suggerita. Qualche salta in Parlamento l'hanno fatta anche recentemente. Dai, ma quelli? Quello? Quello? No, per la cronaca è una cosa orribile, eh? Nel senso, io avrei reagito molto peggio, detta francamente. Ma all'atto pratico, l'atto reale, pratico, cioè concreto, fa ridere. Cioè, è una cosa orribile da vedere, un pessimo segnale e una macchia. Ma non era un reale pericolo di qualcosa. Quattro bifolchi, cioè una mandria di bifolchi che vanno così. Ma de che cazzo? Questo è quasi una mancanza di rispetto verso i colpi di Stato latinoamericani, porca miseria. Cioè, giudicare quello un tentativo di colpi di Stato, cioè un generale degli anni 70 dell'America Latina dice: ehi, non osate mancarmi di rispetto. Cioè, negli anni 80 un platform, un cabinato dove potevi usare due Superman, addirittura. Oppure far affrontare Superman l'Apocalisse o Captain Marvel, ma Captain Marvel è un bug di supereroi, solo che è sempre altrove quando serve. Vero, vero. Una live di 24 ore fa vedere anche lo studio. No, ma farò un video in cui vi mostrerò tutto per bene. Lo so, ragazzi, sono anni che ve lo prometto, prima o poi arriverà. Sarà come il video alcolico di QDSS. Sì. Un easter egg su Star City, dove ci sono le tre conchigliette nei cessi. Davvero? No, che questa è una chicca. La plastica mi preoccupa più dei wok. Assolutamente.
ma senza dubbio, ma proprio senza dubbio. Ecco, prima che mi dimentico, ragazzi, voglio fare insieme a voi una cosetta che è un unboxing, d'accordo? Perché ogni tanto mi capita di ricevere qualche prodottino, no? E quindi voglio prendere l'abitudine di fare l'unboxing in live con voi e dopodiché però fargli un video dedicato, eccetera. L'ho fatto anche di un altro prodotto e tra tutti i casini mi sono ricordato di aver fatto un video che devo fare, arriverà nei prossimi giorni, sarà un video probabilmente negli shorts o qualcosa del genere, ok? Però mi è arrivato un prodottino interessante, perlomeno potenzialmente, poi vedremo se funziona, che è questo qua ed è Remotto, si chiama. Sì, lo so, il nome di dice, ma che cazzo è Remotto? Perché sto nome? Non lo so. Però è praticamente una batteria wireless per il DualSense. E come funziona? In sostanza, tu devi connettere il cavo al remoto, dopodiché lo puoi mettere nella PlayStation e questo ricarica, è una batteria ausiliaria sostanzialmente, se ho ben capito, è un power bank ausiliario per il controller, ok? Ed è carino perché dovrebbe essere abbastanza, adesso ve lo mostro esattamente così com'è, è una cosa che va inserita sul controller, anzi lo faccio su questo che c'è il drift, va, così me lo devo ancora riparare. In sostanza, se ho ben capito, dovrebbe andare così. Sì, vedi? Si aggancia al controller, mi pare di capire. Però prima lo devi ricaricare, infatti adesso è scarico, giustamente, è arrivato di fabbrica così. Sì, siamo uno di quei cosi per l'asma. Sono d'accordo con voi, però invece no, pensate, non lo è. ed è invece una batteria ausiliaria. Non ho capito bene questa cosa del wireless. Wireless battery. C'è un doppio input per l'USB-C. Immagino che però possa essere... allora, connetti il cavo USB a remoto 5. Puoi inserirla nella PlayStation, nel computer USB o su un charger, vabbè, di quelli USB. E va bene. Poi, quando il remoto 5 è connesso alla PlayStation, computer o ricarica, appare un LED che mostra la capacità di ricarica. Quando è completamente caricata a livello 4, si accenderà e sarà pronto a usare per il tuo controller. Quando si spegne del tutto bisogna ricaricarlo, d'accordo. Non ho capito questa cosa wireless però, francamente. Dovrò un attimino approfondire, probabilmente. Vabbè, però in sostanza è questo qua. Ehi, no. È questo, si mette sul controller. E come si trova? Vabbè, si appesantisce leggermente, in effetti. Però in realtà è comodo perché è fatto apposta per non dare fastidio mentre lo usi. E siccome il DualSense notoriamente non dura un granché, è un buon modo per rimanere, per avere della batteria in più. È veramente una figata. Adesso però vediamo se funziona. Nel senso, io lo testerò e quindi questo è come dovrebbe essere. Questo è l'unboxing. Non mi hanno pagato per fare questo video, mi hanno solo mandato il prodotto e in cambio devo fare un po' di coverage e testarlo e vedere se funziona e parlarvene. Tutto qui. E per ora ve l'ho mostrato per com'è e adesso però dovremo vederlo in azione e vedremo se veramente funziona. Però se avete... se una cosa del genere può esservi utile, tenetelo a mente perché ve ne parlerò e poi vi dico se effettivamente funziona o meno e se vale veramente la pena, ok? Quindi mettici un po' di ASMR nell'unboxing. Ti sembro tipo che si metta a fare tutto questo ASMR? Hai mai provato il Divers 2? Certo che sì, a voglia, ci ho giocato un po', anche con amici. No, Sara, come quando ti vestirai di Sailor Mars. Oh, grazie, mi piacciono questi paragoni. Ciao Nico! Nicola Tesla è finalmente approdato a Sony? Direi di no. E secondo me, se no i DualSense duravano di più. In pratica, ricaricavale funziona di tappetini appositi, permette di ricaricare gli smartphone solo poggiandoci sopra. Sì, ho pensato anch'io la stessa cosa, ma sul manualino di istruzioni non c'è scritto. Quindi vedrò meglio. Live notturna.
ho tutto questo associando per colpa di potenza, sono andato a comprare Wolfenstein New Order e far fuori i nazi per sfogarmi un attimo. Ma quello fa sempre bene, voglio dire, quello pure se non stava succedendo nulla, faceva bene uguale. Io ho quella per la Switch, carica 4 Joy-Con e si può attaccare dietro alla Switch per caricare la più impugnatura per 2 Joy-Con. Figo. Infatti ne ho 2 di DualSense perché nelle lunghe sessioni di gioco bisogna avere il cavo. Se avessi saputo di questa aggiunta avrei fatto un pensierino. Eh sì, non lo sapevo neanch'io. Però tramite agenzia me l'hanno mandato e vi interessa provarlo? Va bene, sì, come no. Ciao Paolo. Ma le licenze Microsoft quanto le paghi? Windows intendo. Dipende dai siti. Vado in giro per i vari siti di chiavi e trovo quello che costa meno. Però per la cronaca c'è anche su Instant Gaming. A proposito di sponsorizzazione. Sì. Questo dovrebbe essere il mio momento ching ching, no? Questo video è questa live è sponsorizzata da Instant Gaming, però c'è già il logo, quindi che cazzo lo dico a fare. Però sì, ci sono anche lì. Ci sono anche altrove. Però ci sono anche lì, insomma. Ricarica induzione sarà quello? È effettivamente l'unica cosa che mi viene in mente. Credo c'entri elettromagnetismo, devo approfondire. Sì, penso anch'io. Però che io non c'ho niente che si ricarica wireless per ora, no? Con quel coso che ci appoggi sopra il telefono. Non c'ho nessun dispositivo che si ricarica così wireless, effettivamente. D'accordo. Ora, ragazzi, grazie a Dio, mentre facevo la live mi è tornato un po' di energia, perché vi dico, gli ultimi 2 giorni e mezzo sono stati veramente tremendi per il dormire e oggi ho campato a un totale di 3 Red Bull per andare avanti, ma ieri sono crollato male, sabato uguale e oggi non volevo crollare di nuovo e volevo fare questa live e avevo troppe cose da fare, quindi sono andato avanti a Red Bull. Però c'avevo anche una cosa importante da fare oggi. Comunque, e in caso non avesse capito il tema del il titolo è questo, in questi giorni ho fatto veramente un video davanti all'altro, nel senso no mente, tipo l'ultimo samurai, no mente, e andiamo verso il prossimo video facendo tutto ciò che si può. Detto questo, e direi che è arrivato il momento del giveaway, ragazzi. Quindi, oltretutto vi ricordo che le chiavi di gioco da... perché non mi vengono le parole, mannaggia il mio cervello oggi. Da estrarre, no? E da dare via. Sono 2. Perché c'è anche il festeggiamento per le 800 puntate delle news. Siamo Renzio, quiz numero 1. Cosa pensi di No Rest for the Wicked? Sembra una vera bomba. L'ho provato, sembra essere molto molto figo. Vero. Ma perché stai cambiamenti fotocamera? Perché ho diverse fotocamere con schede di acquisizione multipla e un plugin su OBS che cambia le scene in automatico. Non è particolarmente difficile, in effetti. Scatenati Seraphon, sì. Bene, allora, dai che fammi i soldi. Magari. Quando fai uscire qualche pezzo musicale, ecco, prima di... giusto, bello che me l'hai ricordato, che mi ha fatto venire in mente un'altra cosa, no? Le canzoni, ho continuato a lavorarci e spero entro questa settimana che arrivi una, d'accordo? E poi c'è sempre quell'altra, rimasta in sospeso, che però dovrei avere buona parte del materiale, dovrebbero mancare un paio di cazzatelle, d'accordo? Quindi dovremmo esserci addirittura con 2 canzoni. Di cui alla seconda tengo particolarmente. Però pure la prima è una bella cosina. Arrivano 2 canzoni. E con l'occasione voglio dirvi, ragazzi, e ve l'ho detto già la volta scorsa, che, come sapete, se volete supportarmi, ragazzi, perché ogni tanto qualcuno me lo chiede, qual è il modo migliore per supportarti, eccetera, volessi dare qualcosa. Se volete dare una piccola somma e essere un supporto continuo, adesso ho rinnovato recentemente il Patreon, che è questo qui. D'accordo? E come vedete, ho iniziato a popolarlo, ho cominciato ad arrivare le cose. Dal primo post che avevo creato la settimana scorsa, si è popolato con un altro post di spiegazione derivante dai canali di reaction. Ci sono un paio di reaction a Fallout e molto presto ne arriveranno delle altre. Poi, siccome sto finendo a lavorare sulle canzoni, almeno una, presto arriverà in anteprima qui su Patreon la canzone, la potrete sentire prima degli altri. E ci sono molte altre cose che sto piano piano... su cui sto lavorando, cervello e sonno permettendo e casini permettendo,
E tutto questo, ragazzi, come forse sapete, ho deciso per il 3 euro al mese, che è una cosa molto molto abbordabile per sostanzialmente chiunque. Quindi, se vi fa piacere supportarmi, se vi piace il lavoro che faccio, delle news, dei vari canali, delle live continue, dei gameplay, delle serie, degli approfondimenti, eccetera eccetera, questo è probabilmente il miglior modo in assoluto per supportarmi, perché mi consente di avere una base mensile che mi supporta. Alcuni di voi l'hanno già fatto e di questo voglio ringraziarvi tantissimo, però se siete, più siete meglio è, e questa era una cosa che volevo dirvi, d'accordo? Il link lo trovate in descrizione, ma se volete ve lo mostro anche adesso e posso linkare qua il Patreon. Se volete, ragazzi, se volete, ovviamente non è obbligatorio, sia chiaro, ragazzi, però se volete è un grande aiuto. Bene, detto questo, ora però procediamo con il giveaway vero e proprio, d'accordo? Quindi probabilmente sapete già come funziona. Dovete, in sostanza, scrivere qualcosa in chat e il bot vi seleziona e avete la possibilità di vincere una chiave di gioco, o meglio, a sto giro due. Come vi ho detto, ho accorpato anche la chiave di gioco che volevo regalare per le 800 puntate delle news, che è andato un po' in là, è slittato un attimino. Quindi bene, dai, potete scrivere cose a caso in chat per essere selezionabili. E adesso intanto vi faccio una svapatina e mi bevo qualcosa, che ho la gola riarsa e sono un po' esausto, però vai, scrivete cose a caso in chat per essere selezionati e poi faccio la doppia estrazione, ok? Mi scordo sempre a specificarlo, è su Twitch, ragazzi, è solo su Twitch il giveaway. E che bello, speriamo bene. Eh sì, come vi dicevo, ragazzi, scrivendo, dovete arrivare per forza su Twitch. Il bot vi vede solo lì. Non ho ancora trovato un bot che riesce a fare simultaneamente su due piattaforme diverse. Non credo che esista. Perché sensi colpa a far soffrire, sentire anche per cose discorse che non faremo mai. Sai, gli armadilli della Tanzania sudorientale hanno la stagione degli accoppiamenti verso più o meno la fine di giugno. Che cazzo... non... Il discorso... Non capisco il nesso fra i due discorsi. Vabbè, tutti a concerti Metallica a Milano? Ah, ecco perché c'è un po' di persone che lo stanno dicendo, giusto? Va bene. Va bene. Ragazzi, ci siamo. Prima estrazione. Bam! Ok. Beh, non posso... Sono onestamente contento perché Luigi è un supporter veramente della primissima ora o quasi. Veramente della primissima ora. Sì. Manien7o, benvenuta su Twitch. Yes. Esatto. Esatto, Luigi. Proprio così. Pensa a te. Hai vinto. Giusto? Però adesso aspetta che devo estrarre la chiave di gioco. Arriva, eh. Arriva. Arriva. Un secondo. Ok. Giochino piccolo, sì, però carino. Però carino assai. Luigi, te lo sto inviando adesso su... in privato su Twitch. E di al popolo cosa hai vinto. Attenzione, no, non fate ancora le emoticon, perché sono due le chiavi di gioco che dobbiamo estrarre, ok? Non partite subito con le emoticon, non ancora. Nico, ciao, sei bellissimo, Chris. Grazie mille, grazie mille. Specie quando mi dicono che sono Sailor Mars. Mi sento una meraviglia. Sono proprio bellissimo.
Vai Luigi, di al popolo che cosa hai vinto. Ci sei? Sempre meglio di Milord. Vabbè, da certi punti di vista forse sì, è vero. Minchia. Sì, in effetti dai, due preferisco Sailor Mars. Luigi si è disconnesso di botto così. Siamo cattivi. Gigan, ciao. Ah, da cellulare è difficile. Ah, ok, ok. Dovrebbe essere tra i messaggi privati. Dovrebbe esserci una sorta di notifica. Lorenzo, grazie mille. Grazie mille dell'abbonamento. Benvenuti dagli sponsor. Grazie di cuore. Grazie, grazie davvero del supporto. Buonasera, Gigan. La cella di tornare alla schermata prima della live. Lo so. Per tua rimess. Vabbè. Adesso Luigi si è incastrato un attimino. Però vabbè, sono i supporter del canale dalla prima ora, quindi non ho molti dubbi, ok? Ragazzi, quindi perché? Adesso lo dico io perché sennò si fa troppo tardi. Ed è Rebel Link. Lo conoscete? Conoscete quello dei virus, no? Quello in cui devi essere un virus o un batterio che annienta l'umanità? Ecco, Rebel Link è con i gruppi terroristici. Ok? Però lì li devi contenere. Quindi funziona così. Sì. Dottor Oga. Ciao, grazie. Grazie mille, buonasera. Ah, Evolve Inc, esatto, è la stessa, è lo stesso sviluppatore. Sì. Sì, sì, è Pandemic, sì, 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 Plague Inc, sì, 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 giusto, giusto, giusto. È lui. Dai Luigi, se non ce l'hai ti divertirai, è bellino assai. Ok, ok, così a tradimento di botto, un altro, bam. Oh, Robby! Sbaglio, hai già vinto tu un altro gioco? Sei un fortunello in quest'ultimo periodo. E sei, Robby? Eccoti qua. Ok. No, non mi sembra, sai? No, hai ragione, hai ragione. Hai ragione, non hai mai vinto. No, mi sbagliavo io. Vero? Niente. No, no, sui messaggi non c'è niente. Hai ragione. Quindi, dammi un secondo che estraggo. Dammi un secondo che estraggo a porte chiuse. Ok. Oh, perfetto, perfetto. No, no, questo gioco, guarda, veramente... Adesso vai, vai. No, non dico niente, non dico niente. Vai, Robby, appena arrivato il messaggio in live, cioè proprio diretto... su Twitch privato. Vai, dia al popolo che cosa hai vinto. Questo, ragazzi, è assolutamente... Dai, vai. Non ti preoccupare, Luigi, non ti preoccupare. Vai, dia al popolo che cosa hai vinto. Il gioco. Non gli dire il codice, se no te lo fregano. Avendo curiosità, mi ha ascoltato Roadrunner United? Credo di no. A meno che non parli dell'etichetta discografica. Lorenzo, grazie mille dell'abbonamento di nuovo. E fa del metal? No, sono fan della trap e della musica popolare canadese. Yes, il gioco che ha vinto Robby è Supraland. Che cos'è, voi direte? Non me lo ricordo assolutamente. Yeee, via, via, via! Chat solo emoticon, vai, festeggiate. Vai, che cos'è Supraland? Non lo so. Yeee, vai! Vai, vai, trasformatevi in una branca di dodicenni per tipo un minuto. Mi sa che ora mi sono ricordato che cosa è Supraland. Però credo, l'ho provato forse una volta un sacco di tempo fa. Ho provato talmente tanti centinaia di giochi, ragazzi, che...
ogni tanto qualcosa proprio non mi ricordo. Yeah! Perfetto, perfetto. La trap, sì, sì. Sì, sì, sono assolutamente fan della trap. Ok, perfetto, perfetto. Molto fiero, perfetto. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Emozionante anche. Ok, ora basta. Bam. Yeah. Basta solo emoticon. Dato che siamo tutti boomer qua in chat, è consigliabile esserlo soltanto un minuto alla settimana. D'accordo. Ti credo, non mi ricordo il link, tanto il PC che supporta i giochi, manco ce l'ho. Del codice potete fare quello che volete, ragazzi. Signor Boomer, prego. Sì. Tony Dapp, grazie mille della sub con Prime, grazie di cuore. Sei grande, che se sì, sono Boomer. Perfetto, tanto lo siamo un po' tutti. Va benissimo così. Va benissimo, va benissimo. Va bene, ragazzi, allora. Io vi saluto. Grazie mille di essere stati in live. Grazie mille del supporto come sempre, ragazzi. Grazie davvero di cuore. E... noi ci vediamo al prossimo appuntamento, vediamo se domani riusciamo a fare la serata horror, non lo so, è un po' un terno all'otto come sempre. E Erm Casabro, grazie mille della sub con Prime, grazie di cuore. Ma adesso mi fate partire l'hype train? Un po' ce l'avete sto vizio però, eh? Mentre sto chiudendo la live mi fate due abbonamenti in fila e fate partire quasi l'hype train. E mo mi costringete a rimanere qua altri 5 minuti perché non è... Non è educazione far partire un hype train mentre io sto andando via. Per farti rimanere. Esatto. Lo state facendo adesso apposta, maledizione. Non vogliamo che te ne vai. Nightcris è mica tanto. Almeno 3 minuti e 53 devo rimanere. Finché c'è il countdown per l'hype train. Quello sì, lo si fa apposta. Già. Non fa più i ride? Ah, effettivamente... Effettivamente, allora no, i raid ho smesso di farli, sapete perché? Perché qualche volta mi capita che senza alcun motivo una live su tre mi viene allungata di tipo 20 minuti e siccome poi non mi va di fare il taglio eccetera quando la ripubblico su YouTube viene fuori con la schermata verde col tizio così, oh mio Dio, per 20 minuti alla fine del video, che due palle, e quindi fino a quando... Continua a essere così, ho un po' smesso di fare ride. Forse ricomincerò in altri contesti, però quando inserisco altre cose all'interno della programmazione. Mi state abituando bene? Più o meno. Più o meno. Mi state abituando bene nel momento sbagliato, però. Hai fatto una volta un heptane di livello 7? Oddio, 7 mi pare difficile. Io mi ricordo un 5 una volta, completamente a caso. Però un 7 mi pare difficile. Quelle cose capitano di solito durante le giornate degli eventi, quelli grossi. Questa sera non giochi? No, perché dopo la serata iscritti e followers non gioco, e anche perché sto cercando di recuperare un po' di cose e oltre a essere un tantinello provato. Però ragazzi, ovviamente poi ricomincerò. Sto pensando di riportarvi Dragon's Dogma, sono un po' combattuto, vediamo un po'. Tormented Souls o Daymare li hai giocati per martedì horror? Daymare sì, Tormented Souls no, ma mi sa tanto che non fa per me. Sparo Metallica, Megadeth e Bruce Dickinson. Molto bene, molto bene. Arrow Alibut l'ho provato, molto carino, sì. Anch'io ho vinto un gioco ultimamente. Oh, molto bene, molto bene, molto bene. 5-6 era l'ultimo record di Chris, mi sembra livello 5. Io mi ricordo solo 5, sì. Oh, Phasmophobia è un gioco che ha fatto il... che è esploso a un certo punto, ma io non l'ho mai provato in effetti. Da, quello è uno di quelli che mi sono proprio perso completamente. Anche se quello è un gioco più da gruppo. È meglio con amici. Sì, infatti, mi sa che è quello. Se non ricordo male, è quella la ragione per cui l'ho portato. Perché era uno di quei giochi che si presta tantissimo a essere giocato in gruppo, no? È come portarvi in singolo Among Us. Che cazzo. No, no, non ha molto senso.
Bene, quindi, ricapitolando, insonnia, cervello e casini permettendo, sono a lavoro su un bel po' di cose diverse e su tanti canali diversi. Avrete visto del tutto ripartito il canale di Reaction, ok? Ho cominciato a pubblicare anche su Patreon. Sono arrivate delle recensioni sul canale di gaming, sono ripartite le serie, sono ripartiti i proviamolo costanti, quindi in una maniera o nell'altra, ragazzi, sto cercando di tenere botta, d'accordo? Ovviamente non sono contento così, perché sono ancora un 40% di quello che potrei realmente fare, anzi di meno probabilmente, e arriveranno dei contenuti extra, come le canzoni, quelle assolutamente sì, che saranno pubblicate in anticipo su Patreon, come intenzione di fare ormai, dato che le cose si sono stabilite così. Di nuovo, se volete supportarmi su Patreon è un grande aiuto, credetemi, l'ho tenuto basso e popolare il prezzo apposta, e oltretutto sono contenuti per tutti i canali, e poi ne parlerò meglio piano piano che si evolve in versione 0.1 il Patreon ancora. E niente, ok, dai, adesso è il momento davvero di salutarci. Ok, grazie di nuovo del supporto, ragazzi, grazie mille di essere stati in live. 23 Andrea, ciao. Planet Crafter è figo, sì, chi ti fa la regia è automatica, c'è che puoi usare, cavolo, e poi Stefano ti fa bene, vai per gradi. Purtroppo non dipende tanto da me. Moni, ciao, grazie mille di essere passato anche di qua, vi ringrazio davvero tutti di cuore, mi raccomando, seguitemi qui su Twitch, se ancora non l'avete fatto pigiate quel bel cuoricino, abbonatevi con Twitch Prime se ne avete la possibilità, che aiuta davvero tantissimo il canale. Seguitemi anche sui social come Instagram, Telegram e TikTok, dove c'è la community, dove andiamo in live praticamente quasi ogni giorno. Supportate il canale tramite i vari link affiliati come Amazon, Instant Gaming e soprattutto tramite il Patreon, e iscrivetevi anche ai miei due canali YouTube, trovate tutti i link qui sotto o tramite il bot in chat. D'accordo, ragazzi? A presto!